Vittima di scherzi a parte di ieri, il 30 novembre 2018, è stato anche l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'ex premier, in buona sostanza, credeva di dover girare una scena di Florence, il suo documentario su Firenze, il capoluogo della regione toscana. Invece sarebbe finito proprio nelle grinfie di questo bellissimo programma che è Scherzi a parte. Complice dello scherzo anche la cronaca fiorentina della nazione, Lucio Presta, che con la sua Arcobaleno 3 produce docufilm nel quale l'ex presidente del consiglio fa il ruolo di narratore. In buona sostanza, in questo scherzo che adesso vi racconto, che cosa accade? Accade che Renzi viene convocato in un ristorante delle colline di Firenze con la scusa di andare a girare diverse riprese con alle spalle uno sfondo tipicamente toscano, con ulivi e vigne. Sul posto quindi arriva anche Lucio Presta. Prima però di iniziare le riprese, arriva la burla. Infatti all'ex segretario del PD, nonché ex presidente del Consiglio, viene detto che tutte le riprese del docufilm erano fino ad ora state inutili, vane, e che Florence, quindi questo docufilm, non si farà più. Per conoscere però meglio quello che accade, vi consiglio di andare a vedere questo scherzo che vi farà letteralmente divertire, perché tutto quanto lo stupore, tutta quanta, chiamiamola la sorpresa, si vanno ad appalesare nel volto di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio d'Italia. Scherzo riuscito alla perfezione, perfetto, simpatico, voto 8 e mezzo. Un saluto, grazie, al prossimo video.